Non è auspicabile se non vogliamo andare incontro a serie carenze nutrizionali. La carne, ma anche tutti gli alimenti di origine animale, apportano dei nutrienti essenziali. Essenziali significa che dobbiamo assumere con l'alimentazione perché non siamo in grado di produrre. Cominciamo dagli amminoacidi essenziali, e se l'organismo non ne riceve abbastanza va a intaccare le riserve che sono i nostri muscoli e quindi va a rosicchiare il muscolo per avere gli amminoacidi essenziali. E ricordiamo anche che le diete proposte anche abbastanza di recente, per esempio dalla commissione Eat-Lancet, che ha cercato di ridurre totalmente, insomma in maniera significativa l'apporto di alimenti di origine animale, è andata incontro a delle carenze molto evidenti di vitamina B12, di ferro, di zinco e di calcio. Ecco, non possiamo arrivare a questo punto, dobbiamo mantenere un equilibrio, quindi seguiamo la dieta mediterranea che comprende tutti gli alimenti, ma tutti gli alimenti devono essere presi nelle giuste quantità. Quindi ci vuole un equilibrio. Allora, dal punto di vista personale, direi come nutrizionista, io mi sento di dire che bisogna incentivare la ricerca in questi nuovi settori, perché comunque noi nel futuro potremmo averne bisogno per appunto fornire a tutte le persone che ne hanno bisogno i nutrienti eccezionali anche della carne. Quindi per il momento non siamo ancora pronti, quindi dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della sicurezza alimentare ancora non possiamo dire di avere un prodotto che può sostituire la carne, però se viene incentivata la ricerca è possibile che in futuro lo potremo avere. Ma la problematica è su come si misura. È chiaro che se si valuta l'effetto ambientale di un chilogrammo di carne confrontato con un chilogrammo di insalata, il rapporto è chiaro che un chilogrammo di carne apporta degli effetti sull'ambiente maggiori. Però se noi andiamo invece a valutare come questi alimenti contribuiscono a colmare il nostro fabbisogno nutrizionale, ecco che dal punto di vista ambientale la produzione di gas serra, l'impronta di carbonio, eccolo lì che si diventano pressoché simili, a volte anche inferiori. Quindi è la metodologia che è sbagliata, che bisogna cominciare a valutare anche la capacità degli alimenti di coprire i nostri fabbisogni nutrizionali e non pensare soltanto all'ambiente ma anche alla salute umana.